chiudono le interviste qui allo stand di ARPA Umbria di Fa la cosa giusta. Siamo nella giornata di sabato, nel pomeriggio, la fiera dopo la pausa, diciamo così, del pranzo incomincia ad animarsi per il sabato, che rappresenta il clou di questa manifestazione. Quest'anno Fa la cosa giusta per la prima volta vede anche la presenza di Auri, vede una presenza di Auri con uno stand che mette al centro molto la comunicazione e le informazioni da dare ai cittadini. Auri nello stand racconta questo percorso sviluppato insieme ad ARPA Umbria, la Via dell'Acqua, un percorso di comunicazione e di informazione che si sviluppa in tre fasi. La prima è un percorso di educazione ambientale fatto con le scuole dell'Umbria in alcune zone della nostra regione per conoscere la risorsa come Rasiglia. È finito la prima parte di questo percorso. Poi abbiamo la serie animata Dani, la gocciolina di Auri, che racconta un po' le fake news legate all'acqua, che già ha superato le 10.000, le prime tre puntate hanno superato le 10.000 visualizzazioni su YouTube. Poi sarà sviluppato un docufilm sull'acqua in Umbria, tra lo storico e il lavoro di Auri intorno a questo. E poi c'è stata la realizzazione dell'app L'acqua che bevo, per cercare un po' di conoscere meglio l'acqua che arriva in casa o che si può trovare per strada. Parleremo un po' di questo progetto qui in questo pomeriggio con Maurizio Meccarelli di Auri. Poi abbiamo la fortuna di avere il sottopancia, quindi siamo fortunati. Paolo Stranieri di ARPA Umbria, che torna a trovarci, questo non lo potevo sbagliare. E Maurizio, e Maurizio Zara, presidente di Lega Ambiente. Parto da Maurizio. Siamo nei giorni della COP di Baku. È uscita sui giornali, forse perché si era in concomitanza con la nomina di Trump, anche perché la Premier è andata a Baku, ha parlato, non voglio entrare nello specifico delle dichiarazioni della Meloni. L'acqua, che è centrale in tutto il percorso dell'Agenda 2030, che ruolo ricopre e quanto ci dobbiamo preoccupare anche dal punto di vista della nostra regione? Ma, intanto grazie, un saluto a tutti. Secondo il nostro punto di vista, insomma anche secondo il mio, il tema dell'acqua è un tema assolutamente centrale, perché da un lato, poi magari ne possono parlare anche gli altri due ospiti qui, è una delle risorse, diciamo, più rappresentative della crisi climatica, perché come sappiamo, anche se in questo periodo preciso, in questo momento, c'è un problema di gestione della troppa pioggia in molti territori, abbiamo visto quello che è successo in Spagna, poco prima in Emilia Romagna, due o tre alluvioni consecutive nel giro di poco tempo, quindi c'è il problema della gestione degli eventi climatici legati all'acqua per l'eccesso di presenza di acqua, ma veniamo da un periodo anche piuttosto lungo di invece carenza idrica, di diminuzione delle piogge. E quindi è chiaro che il tema dell'acqua, diciamo, c'ha tanti risvolti, ma diventa un po' un tema simbolo rispetto al tema dei cambiamenti climatici, che è quello più ampio, che ha tanti risvolti, che ha tante problematiche connesse, ma quella che è più evidente è legata appunto all'acqua. Pensiamo anche al tema dell'innalzamento del livello del mare, ad esempio, che anche in quel caso è legato al tema acqua. Quindi, diciamo, diventa l'oggetto, assieme all'energia, che è dal lato causa, dal lato effetto, quello della gestione dell'acqua è il tema simbolo dei cambiamenti climatici, quindi va da sé che è un tema assolutamente centrale. E io ricordo un incontro in cui eravamo presenti tutti e tre, non tanto tempo fa, nella sede di Auri, in cui veniva rappresentato il fatto che la crisi climatica, cioè i cambiamenti climatici, già oggi, in questo momento, stanno sottoponendo le riserve idriche umbre, l'Umbria, regione denominata come cuore verde d'Italia per la grande presenza di vegetazione, di boschi e di verde in ogni sua forma, che dipende inevitabilmente da una presenza piuttosto fornita di acqua nelle nostre sorgenti, i nostri fiumi,
e i nostri bacini idrici sono ricchi di acqua, ma questo sta venendo sempre di più messo in crisi dalla diminuzione delle piogge e quindi dalla riduzione della presenza di acqua che proviene dalle precipitazioni piovose e nevose. E sono stati anche descritti dei primi ipotetici scenari di quello che potrebbe avvenire nell'arco di pochi decenni per via dei cambiamenti climatici, non solo sulle riserve idriche, quindi su quello che rappresenta la fonte primaria di acqua per gli usi potabili, ma anche per il paesaggio, che è un altro tema che ci sta molto a cuore, cioè la carenza idrica cambierà radicalmente il nostro paesaggio, quindi il nostro cuore verde diventerà sempre un po' meno verde proprio per la carenza di acqua. Quindi secondo me è un tema assolutamente fondamentale. Assieme al tema energia, parlare di acqua diventa la priorità assoluta se, come si dovrebbe fare, si affronta il tema dei cambiamenti climatici, perché sia da un punto di vista di gestione e anche di quello che comporta la gestione dell'acqua, dobbiamo fare molto di più di quello che stiamo facendo, ma dall'altro lato dobbiamo capire che il cambiamento climatico sta comportando uno stress notevole su questa risorsa, e così a catena questo comporterà una serie di cambiamenti notevoli, l'agricoltura, il paesaggio e va da sé anche tante altre cose. Quindi è un po' un tema simbolo, ecco, fondamentalmente questa è la sintesi del mio intervento. Assieme al tema dell'energia, al tema dell'acqua, al tema simbolo dei cambiamenti climatici. Sì, che poi appena detto il paesaggio mi viene in mente che la carenza di acqua può portare l'impossibilità, penso al lago Trasimeno e alle isole come l'isola Polvese, visto che rientra anche nell'inquadratura la mostra Isola Creativa, la difficoltà di un progetto e altre iniziative che vogliono essere sviluppate sul lago e nello specifico sull'isola a metterle in pratica, perché il lago diminuisce di livello e quindi c'è l'impossibilità e si perde anche una risorsa che poi diventa turistica, non solo quindi l'aspetto del paesaggio, ma l'importanza dell'acqua che sappiamo benissimo. Vengo a Michele. La struttura idrica della nostra regione come sta? Cioè, com'è la condizione? Condizione, innanzitutto buonasera e grazie per la convocazione a questo tavolo dove insomma ci siamo soggetti sicuramente interessati al discorso acqua. Per quanto riguarda l'acqua della regione, specifichiamo che Auri si occupa della gestione, ma dell'attenzione e di una buona gestione di quella che è l'acqua per uso idropotabile, che è soltanto una piccola tranche di quella che è l'acqua che viene utilizzata poi nell'intero territorio. L'acqua per uso irriguo, quindi per la coltivazione, è il maggior utilizzo, i maggiori volumi di acqua che vengono impegnati per quello che sono i nostri approvvigionamenti che abbiamo a livello regionale. La regione sicuramente è in fase di attenzione, ma non di pericolo, perché comunque c'è un'attività di controllo e di verifica, ma comunque le informazioni che ci sono state rappresentate dall'università all'incontro che abbiamo fatto qualche settimana fa effettivamente ci mettono in evidenza che una sofferenza c'è per quanto riguarda gli approvvigionamenti delle sorgenti, un abbassamento di quelli che sono i livelli di falda, piuttosto che un abbassamento anche dei livelli per gli invasi che utilizziamo come approvvigionamento. Quindi c'è sicuramente un'attenzione e una fase di fatica a insomma, tenere sotto controllo questo aspetto. Lampadina, dobbiamo mantenere e vigilare sul discorso della gestione corretta per quello che possiamo fare, per non sprecare una risorsa molto importante. Ecco, in questa attenzione che ci deve essere nella gestione c'è anche poi a cascata il rapporto costo-valore di quello che è la bolletta, no? Certo, allora innanzitutto così soltanto per parlare di qualche anno fa il livello delle perdite a livello regionale, parliamo di servizio idrico, quindi la fornitura che diamo alle case,
aveva un livello di perdite del 50%, quindi voleva dire che per tutti i milioni di metri cubi di acqua che venivano presi dal territorio, venivano messi nelle reti per dare la distribuzione e fornire acqua alle abitazioni, la metà andava persa a causa delle perdite. Oggi siamo arrivati ad un livello di perdite che si attesta intorno al 40% e poi arriveremo anche a ridurre ulteriormente. Il nostro intento è quello di arrivare al 30%, anche perché dopo c'è un discorso di perdita fisiologica oltre il quale non si può andare, o perlomeno oltre il quale il costo per mantenere la risorsa inizia ad essere molto impegnativo. Da questo punto di vista noi abbiamo avuto l'attenzione che possiamo mettere è quella proprio di mirare a fare una gestione dell'acqua da quando viene presa, prelevata dal territorio a quando viene restituita al territorio, quindi dopo la depurazione, il più attento possibile con il minor numero di perdite possibili. Questo ha costi anche che ritroviamo in quello che è la bolletta dell'utenza, però ha costi che sono necessari per riuscire a mantenere l'acqua e a preservare l'acqua come bene a cui deve essere data l'attenzione che merita, cioè molto importante. Quindi ecco, noi facciamo un discorso di progetto e programmazione di interventi che vada a migliorare la gestione della risorsa come fornita all'utenza. Ecco, questo è un aspetto importante, poi ci torniamo, però parlando di conoscere l'acqua, saperla utilizzare, e poi arriviamo un po' al cartoon di Dani, quindi le fake news e i falsi miti intorno all'acqua. Uno dei progetti portati avanti da Auri Umbria in collaborazione con ARPA è quello della realizzazione di un'app che parte da un progetto di qualche anno fa, l'acqua che bevo. Perché è stato importante riuscire a sviluppare e poi a dare ai cittadini questa app? Vengo da Paolo Stranieri. Intanto è un'app, come dicevi poco fa, che ha una sua storia, quindi è stato un progetto lanciato dalla Regione alcuni anni fa che vedeva protagoniste le ASL, l'Auri, più che l'Auri i gestori all'epoca, quindi non c'era ancora l'Auri quando è partito il progetto. Oggi li rappresenta questa struttura centrale, per cui il passaggio è venuto naturale, quello di dire noi abbiamo uno strumento che ha raccolto negli anni moltissime analisi delle acque potabili in giro per tutta l'Umbria. È un'attività che noi facciamo come laboratorio dell'agenzia in stretta collaborazione con le ASL, e quindi abbiamo un patrimonio storico di informazioni, ma non solo, è un'attività che noi la possiamo comparare a quella che facciamo normalmente sul monitoraggio delle acque, e quindi ci dà in tempo reale il fatto che quell'acqua sia potabile, che abbia una qualità sufficientemente buona per essere utilizzata, e il ragionamento già all'epoca era sì, costruiamo una banca dati ma anche comunichiamo questo elemento. All'epoca, come poi è stato ripreso nell'ambito del progetto, fu creata un'app che si basa su dati che sono sul nostro sito dell'agenzia, e che volendo chiunque di noi può scaricare quest'app sul proprio cellulare, punta un determinato punto di utilizzazione, un rubinetto che possa essere pubblico o comunque quelli che vengono campionati e analizzati, campionati dall'ASL e analizzati, e legge in tempo reale praticamente l'ultima analisi che è stata fatta su quel punto. Ricordo nel recente passato che questa app è stata poi anche utilizzata per esempio vicino alle scuole, cioè c'erano le famiglie che avevano il dubbio della qualità dell'acqua, per cui andando a vedere su questa si fornivano delle informazioni. Va anche detto che laddove uno di questi punti non fosse temporaneamente potabile viene bloccato e subito potabilizzato, cioè è un'operazione che comunque mette in sicurezza l'utilizzazione del punto. Allora, e noi comunque rifacciamo le analisi per confermare la bontà del punto stesso.
quindi è uno strumento che comunica costantemente. Noi ogni giorno carichiamo i dati dal nostro sito e ogni giorno abbiamo già dei dati aggiornati che possono essere messi a disposizione. Questo secondo me in futuro anche per i nuovi inquinanti emergenti potrebbe essere un modo di comunicare le informazioni, perché noi stiamo analizzando in questo momento degli standard analitici, ma anche si possono tranquillamente allargare e comunicare anche altri elementi. È comunque merito, diciamo, del fatto che Lauri come unicità di governo, no, abbia rimesso in piedi tutta questa operazione, perché è stato anche più facile, cioè più che lavorare con vari gestori che potevano avere varie difficoltà, varie problematiche eccetera, avere un ente unico che si è impegnato su una campagna come questa, che poi non è solo l'acqua che bevo, perché come accennavi tu c'è la gocciolina, ci sono i filmati, ci sono i docufilm, c'è del materiale, ci sono gli incontri, c'è l'educazione nelle scuole, quindi è un pacchetto completo. Adesso non ricordo se sono 2 anni o 3 di attività, ma almeno un paio sono d'anni, 3 anni, ecco, quindi è una articolazione abbastanza complessa del messaggio per arrivare anche a un pubblico abbastanza diversificato, perché si parte dalla sensibilizzazione su quello che dicevano gli interventi precedenti, cioè il fatto, mi agganciavo a quello che diceva Maurizio prima, cioè il cambiamento del paesaggio sarà ancora più vistoso quando noi cambieremo colture agricole, perché molte di quelle che noi oggi siamo abituati a vedere, se la crisi idrica perdura, continua, porterà proprio a un cambiamento di quello che verrà messo nei campi, quindi i colori, le tempistiche, le sfumature di cui siamo abituati probabilmente andranno a cambiare, quindi lì quando parliamo di un paesaggio che muta, magari prima di arrivare a una desertificazione muterà, perché arriveranno colture che oggi non fanno parte della nostra abitudine anche visiva e di godimento dell'ambiente che ci circonda. Quindi siamo in un tema che purtroppo, se non partiamo da una condivisione del cambiamento climatico e quindi uscire dal fatto che possa essere un elemento divisivo, rischiamo che le conseguenze nel medio e lungo periodo siano sicuramente più pesanti di quelle che oggi percepiamo, perché io non lo so se ve ne siete accorti o se ce ne siamo accorti tutti, ma ha piovuto un po', ma sono 20 giorni che non piove, siamo in autunno, cioè per noi la stagione in cui sì, è vero, una volta si parlava dell'estate di San Martino, 2 giorni o 3, perché i produttori agricoli seminavano in quel momento, ci si metteva il grano. Il grano adesso l'hanno seminato a ottobre, un mese e mezzo prima, cioè il tempo delle colture, delle piante, di tutto quello che ci circonda, proprio perché è cambiata diciamo il metro delle temperature, del meteo, della pioggia eccetera, sta portando a dei cambiamenti che sono comunque dei cambiamenti che avranno un certo impatto sulla nostra vita. Chiudo, se mi permetti, Francesco, sul fatto che l'abbiamo sfiorato il tema, però c'è molta spesso preoccupazione sulla qualità dell'acqua che beviamo, no? L'acqua che beviamo, a mio avviso, per quello che vediamo noi, per i dati che abbiamo a disposizione, è un'acqua buona, è un'acqua che si può bere. Poi è ovvio che in estate magari, come si diceva prima, cadono i livelli, calano, per cui magari le condotte sono più in sofferenza, per cui si può percepire magari dell'odore, però è un'acqua che comunque in qualità non ha nulla da invidiare ad altre acque. Posso collegarmi, perché cioè l'acqua che bevo, secondo me, innanzitutto siamo sul concetto di comunicazione, che oggi come oggi è fondamentale, cioè noi dobbiamo comunicare agli abitanti dell'Umbria che l'acqua che, e agli utenti che l'acqua che abbiamo a disposizione è un'acqua buona, è un'acqua controllata, è un'acqua preziosa, al punto tale che non soltanto l'app ci permette di saperne la bontà e di avere conferma del fatto che l'acqua è buona, ma l'acqua è controllata con attenzione, e chi lo fa con serietà e non ha problemi
a mostrare l'attività che viene svolta su questa attività di controllo. Difatti tutte le analisi sono disponibili e sfido a trovarle con questa facilità nel territorio nazionale. Sapere che dal rubinetto di casa mia esce un'acqua con determinati parametri perché tramite l'app io ci riesco a risalire è una cosa secondo me che deve dare un senso di quanto questa risorsa sia preziosa e quanto è considerata preziosa anche dalla stessa regione che investe nella comunicazione di questa sua bontà e di questa sua qualità con l'utenza. Basta scaricare l'app e avere la consapevolezza che quell'acqua è importante e buona. Ecco, rimango da te Michele, proprio su questo passaggio della comunicazione. No, noi quando insieme a voi e poi a le persone che hanno collaborato alla costruzione di Dani abbiamo creato il cartoon sulle fake news, pensavamo ce la potevamo cavare con poche puntate, invece ne sono uscite 6, molte altre ne potevamo fare e tanti passaggi li abbiamo accorpati insieme. Perché l'acqua è un problema anche di comunicazione? Perché raccontare dell'acqua del rubinetto, ancora girano così tante fake news intorno al mondo dell'acqua? Perché ancora non c'è la consapevolezza di quello che è, di quello che si nasconde dietro al rubinetto. E soprattutto quello che si nasconde dietro al rubinetto è soltanto la metà di un mondo, perché poi c'è l'altra metà che è quello che si nasconde dalla raccolta dei reflui di casa fino alla restituzione all'ambiente. Io dico sempre, il servizio idrico ha due utenze, un'utenza che sono gli utenti che consumano l'acqua e un'altra utenza che è l'ambiente, che è quello che ci fornisce la risorsa principale e quello a cui la dobbiamo restituire ricondotta alla miglior qualità possibile. E questo lo facciamo con un percorso difficoltoso e costoso, che è quello di riuscire a portarla con il minor numero di perdite e con la qualità migliore agli utenti e di raccoglierla, ripulirla e restituirla nuovamente all'ambiente. Quindi manca questa cognizione per l'utente di casa. L'utente di casa sa che c'è un rubinetto, ma cosa c'è dietro quel rubinetto non lo sa. Sa che c'è uno scarico, ma non sa cosa c'è dietro quello scarico. Non finisce tutto dal rubinetto allo scarico, quello è soltanto un transito per poi riportare all'ambiente quello che ci ha dato all'origine. Ritorno da Maurizio, un po' l'ha accennato Paolo, un po' all'inizio un altro elemento di questo percorso di Auri di questi 3 anni è legato anche all'educazione ambientale. Lega Ambiente da sempre, come fa ARPA, come fa Auri, si attivano per questi percorsi. Nella tua esperienza è cambiato il modo di fare educazione ambientale? La metto in un altro modo, bisogna portare altri stimoli per cercare di, c'era sempre la frase, i giovani, il futuro di domani, cioè i cittadini di un domani, come ci si approccia ora? Come è cambiato il modo di fare educazione ambientale? Io direi che intanto la variabile che si è modificata in maniera più importante è quella del tempo, nel senso che quando si fa un lavoro di educazione, come abbiamo fatto anche noi per tanto tempo e continuiamo a fare, perché onestamente continuiamo a fare questa attività di educazione, ci rivolgiamo più che altro a un dark giovanile, cioè di ragazzi che frequentano le scuole e che a cui possiamo portare dei contenuti che possono essere utili per loro, per la loro crescita e consapevolezza. Però per i temi che abbiamo descritto adesso, cioè il tema del cambiamento climatico, il tema dello stress idrico, è evidente che non basta l'educazione, nel senso che dobbiamo agire con tempi molto più ristretti di quelli che sarebbero consentiti con l'educazione. Dobbiamo, come dire, non dico rieducare perché è una parola brutta da dire, ma dobbiamo andare ad informare, a dare consapevolezza anche a un target di persone che non hanno la facilità, diciamo, di ascoltare processi educativi. Penso a tutta la fascia di età, appunto, delle persone più grandi, dai 40 in su, che se non hanno avuto questa educazione, se non hanno questa consapevolezza rispetto al tema dell'acqua, possono portare dei danni notevoli. Allora, il problema è come fare non solo educazione, ma appunto comunicazione, divulgazione, comunicazione,
E in questo senso l'attività che avete organizzato con il cartone animato, insomma, di Dani è interessante perché prova a fare questo, cioè non solo a rivolgersi a un target di ragazzi e ragazze che frequentano le scuole, ma anche a un pubblico potenzialmente più ampio, potenzialmente qualunque persona potrebbe essere interessata a ragionare su questi temi, e con questo strumento potrebbe avere delle informazioni in maniera molto fruibile, semplice però efficace, perché raccontare che appunto l'acqua di rubinetto è un'acqua utilizzabile, più sana di quella che viene venduta, diciamo, in bottiglia molto spesso, è un'informazione utile. Io ricordo soltanto che l'Umbria è la regione in Italia, due dati interessanti, con il più elevato prelievo pro capite di acqua minerali e con la più elevata quota di famiglie che utilizzano l'acqua in bottiglia per usi alimentari, diciamo, rispetto ad altre. Quindi siamo una regione che da una parte sottrae risorsa idrica per il mercato dell'acqua in bottiglia e dall'altra la utilizza molto. Ora tu dicevi perché, rispondendo alla domanda che non mi hai fatto. Se voi guardate le pubblicità su giornali e televisioni, o sono auto o sono acque, quindi c'è un lavoro enorme, costante di comunicazione commerciale che ci invoglia a utilizzare l'acqua in bottiglia che viene venduta come acqua sana, pulita e buona. Ora, i dati che abbiamo a disposizione ci dicono che in realtà, non dico che non sia acqua pulita e buona, dico che l'acqua di rubinetto, l'acqua che viene, almeno per quello che riguarda il contesto umbro, è migliore da molti punti di vista di quella che viene venduta in bottiglia, eppure non si riesce, diciamo, a contrastare questa comunicazione soverchiante che ci vuole dare come indicazione che invece l'acqua è in bottiglia. Ora, ripristinare l'informazione è un elemento fondamentale per dare coscienza alle persone e per poter agire in maniera corretta, però non basta questo, cioè nel senso non è solamente un problema di distinzione di acqua di rubinetto, acqua in bottiglia, è anche capire quello che c'è dietro l'acqua. Io per tanti anni mi sono occupato di energia e ragionavamo sul fatto su come comunicare alle persone che quando mettono la presa elettrica, no, di un apparecchio sulla presa di casa, insomma, non hanno minimamente coscienza di quello che avviene prima per far arrivare quell'energia al punto di utilizzo. E lo stesso dicasi per l'acqua, cioè molte poche persone sanno veramente quello che è tutto il lavoro che sta dietro la costruzione e la gestione delle infrastrutture idriche per l'acqua potabile, ma in generale per la gestione dell'acqua, e anche quanto questa sia appunto impattata dal cambiamento climatico. Se vogliamo provare ad agire in maniera, diciamo, importante e con i tempi stretti, dobbiamo fare un grande lavoro per informare le persone, non solo per educare ma anche per informare, per comunicare tutte queste cose, ed è un lavoro che va fatto con le istituzioni, con chi lavora nelle istituzioni, ma anche, io direi, con le associazioni come la nostra, con tutti quelli che possono dare un contributo utile a fare questa attività, perché non abbiamo tanto tempo. Torno all'inizio del discorso, la variabile tempo è quella che è cambiata, quindi noi dobbiamo lavorare. Siamo una regione per esempio che invecchia, come sappiamo, una regione con sempre più anziani e meno giovani, ma non possiamo rinunciare a parlare anche con le persone con una fascia di età più elevata, perché appunto non abbiamo il tempo per poter puntare solo sull'educazione. Quindi rimane un tema fondamentale quello dell'educazione, ma deve essere affiancato in maniera importante anche dal tema della comunicazione, della divulgazione e dell'informazione, su cui molto si può fare. Poi una cosa, giusto un elemento in più, è che forse siamo storicamente stati abituati che l'acqua non era un fattore limitato, quindi anche la facilità con cui si arriva dal rubinetto a prendere l'acqua te lo fa rendere un bene che sia sempre disponibile, no? Quindi cambiare questa sensazione della tanto c'è, no? Molto spesso nelle campagne noi diciamo: allora fatti meno la doccia meno lunga, quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto, cioè proprio perché andava, correva, l'acqua correva, cioè non era una cosa. Quindi tutte queste attività, questo avvicinare le persone in maniera diversa al bene acqua, che come dicevano anche negli altri interventi non è solo quella potabile del rubinetto, cioè pure quante volte io lavo la macchina d'estate
è uno spreco, tanto per dire, fare degli esempi, cioè non la bevi, ma è un'acqua che comunque tu utilizzi, sporchi, la devi sottoporre poi a trattamenti, la devi, e così via, con soprattutto dei costi, perché è una risorsa che gestirla costa abbastanza. Io adesso non entro nel merito diretto, però sicuramente il fatto che sia un bene tariffato, su quella tariffa ci sta il prelievo, la distribuzione, eccetera, è chiaro che ci sono delle cose che forse ancora oggi non sono pienamente comprese, e quindi ben vengano campagne di questo genere. Per noi poi il bene acqua lo vediamo da mille sfaccettature diverse, perché facciamo 200.000 monitoraggi l'anno sulle acque superficiali, sotterranee, le acque reflue, la balneazione e così via, quindi tutte, con loro abbiamo in comune la campagna sui laghi, dove da vari punti di vista facciamo le analisi, facciamo i controlli, ultimamente abbiamo lavorato sulle microplastiche, quindi sono tantissimi temi che comunque vanno tutte a interessare una risorsa che sta diventando sempre più preziosa. Chiudo la mia parte dicendo che l'acqua è uno degli elementi su cui si scatenano più guerre al mondo, perché è spesso un bene limitato e quindi è fonte di conflitto fra popolazioni che incidono sulla stessa sorgente. Quindi molte delle cose che ci siamo abituati a vedere, soprattutto io vengo da un passato sul Medio Oriente, eccetera, lì la componente acqua ha giocato da sempre un ruolo fondamentale nei conflitti, quindi dà un po' l'idea che è un elemento che è alla base dei conflitti, ma anche alla base della migrazione, perché è uno degli elementi in cui soprattutto a sud del mondo la scarsità dell'acqua sta portando è quello proprio di fenomeni che spingono via da un territorio che oramai è diventato critico verso territori dove magari la risorsa è più ricca. Quindi sono dinamiche che dovremmo cercare in qualche modo di far sempre più presenti nelle persone, per comunicare appunto quello che è un po' un rischio della perdita di queste risorse. Ecco, torno da Michele e poi vi saluto. Abbiamo parlato di infrastrutture. Quali sono i progetti? Sappiamo che ci sono stati molti finanziati nel PRR che Auri sta attuando per migliorare l'infrastruttura regionale. Il più importante, quello che mi viene in mente, è proprio quello che si sta portando avanti adesso, che è l'approvvigionamento della diga del Chiascio. L'approvvigionamento della diga del Chiascio che ci permetterà di collegare appunto l'invaso di Val Fabbrica direttamente con le condutture di approvvigionamento principali. Questo è un intervento molto importante, strategico a livello proprio regionale, è un intervento che permette di mettere in sicurezza quello che è una fase importante, che è proprio l'approvvigionamento, e fornisce, aumenta la cosiddetta resilienza di quelli che sono i sistemi di distribuzione e di gestione dell'acqua, in quanto permette di mettere in collegamento tutti i sistemi e creare delle strutture anellari, quindi chiudere le varie reti di distribuzione che magari sono cresciute come linee isolate, ora invece vengono messe tutte in rete, e quindi è possibile riuscire ad approvvigionare un'area prelevando direttamente da un'altra, prelevando dove la risorsa possiamo trovarla. Questo è un intervento molto importante, parliamo di un intervento del valore, è una prima tranche di 30 milioni di euro, e finanziato con PNRR per 23 milioni, quindi insomma parliamo di un intervento molto importante che si verrà concluso a marzo o giugno del 2026. Allora, io ringrazio Auri, ringrazio Lega Ambiente, ringrazio ARPA per essere stati qui con noi, una buona fiera, invito a seguire tutti i progetti insomma sviluppati su questa tematica dell'acqua. Abbiamo capito in questa chiacchierata che la comunicazione riveste un piano centrale per favorire quello che sta succedendo, perché poi una buona comunicazione forse, ecco, nell'adattamento al quale ci dobbiamo preparare è fondamentale. Grazie e buona fiera.